E torniamo a parlare della vicenda del pasto libero a scuola perché c'è un no al panino in classe, viene da una scuola di San Carlo Canavese. Troppi problemi e troppe incertezze, così la dirigente scolastica ha risposto alla richiesta di un gruppo di genitori. Aspettiamo che la sentenza pronunciata a Torino diventi definitiva. Sentiamo Paolo Volpato. Preside, al momento voi avete deciso di no. Sì, è vero, abbiamo La praticamente dirigente deciso di Antonietta Guadagno, Istituto aspettare lo Comprensivo sviluppo, 2 di diciamo, Cirié, ha deciso di delle problematiche, aspettare. visto che Alla scuola di San Carlo Canavese, che rientra nelle sue competenze, niente panino da casa al posto della mensa. Troppi problemi, troppe incertezze. I locali, la sorveglianza, gli aspetti igienici da garantire e poi la sentenza su cui ancora si deve pronunciare la Cassazione. In una lettera la dirigente ha ribadito quanto già aveva deliberato il Consiglio d'Istituto nel 2015. appena ci sarà il pronunciamento definitivo della Cassazione, a quel punto prenderemo atto e lavoreremo con il Comune per trovare una soluzione. I genitori che hanno chiesto di poter dare ai propri figli il cibo preparato a casa sono 18 su 200. I nostri figli dicono mangiano male, a loro non piace mangiare in mensa. Il problema dunque non sono i costi della mensa, è la gradevolezza del cibo. Gradevolezza della mensa e qualità, principalmente. Anche perché, come ha visto oggi, abbiamo Cioè, ai fatto. vostri figli non piace, insomma, quello che mangiano. No, non piace né ai figli né ai genitori. La nostra mensa costa 4 euro, no? Ecco. Per cui il discorso del piacere, del gusto, i ragazzi devono essere educati a mangiare un po' di tutto e nella mensa si fa, i docenti lo fanno, anche per essere preparati a tutto quello che è la vita, le difficoltà e gli imprevisti che ci può riservare. Quindi non bisogna assecondare sempre, diciamo, i capriccetti, tra virgolette, dei figli. E come risposta i genitori ne hanno pensata un'altra. Hanno stipulato una sorta di convenzione con un ristorante di fronte alla scuola per i loro figli, che già da piccoli andranno così a mangiare fuori.